La scuola Martenò mi ha aiutato tantissimo a imparare la gioia di vivere le emozioni. È una sfida riuscire a fare delle cose che mai avrei pensato di riuscire a realizzare. Loris è generosissimo, è appassionato, profondo conoscitore della materia. Sono professionisti, insegnanti, manager, persone diverse unite dall'amore per l'arte che frequentano i corsi dell'École d'Art Martenò, fondata a Roma 30 anni fa dall'artista Loris Liberatori, un particolare metodo di insegnamento delle arti figurative che unisce competenze tecniche di un'accademia allo sviluppo della creatività dell'individuo. Questo metodo è nato attorno al 1930 dalla genialità di Ginette Martenò, una psicopedagoga, che parte proprio dal concetto che tutti abbiamo delle capacità artistiche, non esistono persone incapaci, e tira fuori questo bello che è dentro di noi lezione per lezione. Per me è un'emozione incredibile, perché questo è un metodo che non vuole formare dei pittori, può formare qualsiasi mestiere uno lo farà con occhi diversi, perché l'arte è fondamentale per l'uomo, l'arte è la bellezza che ognuno deve trovare fuori e dentro di noi. Più di 300 opere esposte nelle sale della Facoltà di Lettere della Sapienza, un incredibile tesoro di copie storiche in gesso dei capolavori della scultura greca e romana ospitati nei musei di tutto il mondo. Così gli Scopoli e le Veneri dialogano con le interpretazioni personali degli allievi in un interessante confronto di stili. Può condurre sia grandi che piccini ad esprimere l'arte in maniera assolutamente libera, personale e individuale. Un museo con queste prospettive, cioè educare al bello, educare all'arte, educare alla ricerca e soprattutto, insomma, cercare di coinvolgere sempre di più pubblico e studenti. Centinaia le persone al vernissage della mostra, che proseguirà fino al 22 dicembre, un'occasione imperdibile anche per apprezzare un luogo suggestivo e sconosciuto.